le immagini, siamo tornati al match assolutamente in controllo totale, ape atomica che riporta soldato Tyler sul ring. Adesso però il soldatino riesce in qualche modo, mamma mia, uno spezza schiena devastante. Questo è il punto debole dei lottatori che preferiscono la tecnica veloce, volante, è quello a cui si attaccano di solito i loro avversari, cioè cercano di apportare delle tecniche molto poderose, molto violente, in modo da in qualche modo diminuire la loro velocità e la loro forza. Quindi vediamo che va subito a tentare l'incasso soldato Tyler, protesta con l'arbitro, dice secondo me era un conto di 3, ma in realtà l'arbitro ha ragione lui, il conto era fermo sul 2. Ancora una proiezione da parte di Tyler su Ape Atomica, lo piazza lì vicino al bordo ring e infierisce con questo calcione sulla schiena. Chiede il sostegno del pubblico Ape Atomica, che puntualmente arriva, ma arriva anche lo strangolamento da parte di soldato Tyler, che ha deciso di non lasciare tregua. Guardate questo strangolamento, non solo le mani intorno al collo, intorno alla gola di Ape Atomica, ma questo ginocchio puntato sulla schiena in modo da fare leva e rendere l'azione ancora più forte e ancora più poderosa. Ancora soldato Tyler in controllo, va a rialzare con le proprie mani Ape Atomica, lo fa impattare contro l'angolo del ring e poi vediamo questa ginocchiata al volo, e poi va sfruttando le corde, sfruttando l'angolo del ring, uno dei sei angoli, gli unici ad avere il ring a sei angoli qui in Italia, la wrestling italiano veramente autentico, la viva sono loro ad avere il ring a sei lati, ci credeva Dio, ed è andato a portare questo strangolamento con il piede, una tecnica proibita, non si può fare, si subisce un conteggio, però si può apportare per 4-5 secondi al massimo, dopodiché si viene squalificati. I cattivi sanno come usare queste tecniche. Un altro braccio teso che arriva addosso ad Ape Atomica, molto molto potente questo soldato Tyler, non riesce però a ottenere il conteggio di 3, ancora l'arbitro si ferma a 2 secondi. Però mi sembra che il soldato Tyler in questo momento abbia davvero fiaccato la resistenza in qualche modo di Ape Atomica, che però guardate, improvvisamente riesce ad operare questo schienamento con una culla e subisce adesso la punizione da parte del soldato, che sembra dirgli come ti sei permesso, stavo facendo tutto un lavoro di fino e tu sei arrivato ed ora lo strangolamento con le flessioni. Mamma mia, queste tecniche qui mi fanno venire il nervoso, perché è proprio irridere l'avversario, una sorta di rispetto che viene a mancare, ed è una cosa che a me piace poco. Mi piacerebbe vedere sempre dei match dove c'è il massimo rispetto tra i due contendenti. Ancora sfrutta le corde il soldato Tyler per i secondi che gli sono concessi dall'arbitro per andare a strangolare Ape Atomica. Sta sfoggiando questo repertorio di cose proibite. Guardate, adesso sale addirittura sulla schiena con le corde che sono elastiche, va ad operare questo strangolamento a togliere il fiato di Ape Atomica, che se non riesce a respirare bene non riesce neanche ad avere abbastanza ossigeno nei polmoni, ma ancora riesce a riversare, guardate, con le poche energie rimaste, e a tentare uno schienamento, una culla improvvisa al volo che gli porta solo un conteggio di 2 e due calcioni che gli arrivano sul volto da parte di soldato Tyler, che adesso va ad operare uno schienamento così dal nulla e arriva un conteggio di 2, ma che ancora non chiude assolutamente la contesa. Intanto vediamo Flavio Sbrigatore che ha qualcosa da dire all'arbitro, gli dice secondo me il conteggio era di 3, tu conti troppo lentamente, devi essere un po' più veloce, il mio assistito avrebbe già vinto. E allora arrivano dei calcioni potentissimi, uno anche in giravolta, ancora sfrutta le corde e poi guardate che cosa fa soldato Tyler. Vi avevo detto che non è uno messo lì per caso, è uno che ne sa, uno schienamento con il piede, questa è un'altra di quelle cose che io non voglio commentare perché non voglio vedere, non mi piacciono e non le sopporto. Quando si ride l'avversario, l'ho già detto, è una cosa che non mi piace. Però l'arbitro secondo me dovrebbe dare poco retta al manager, a Flavio Sbrigatore, e guardare più la contesa, perché ho idea che come volte le spalle, insomma, questo soldato Tyler possa fare qualcosa. Vediamo che cosa riesce a fare qui.
Ape Atomica è riuscito a invertire la sua tecnica e a portarla ai danni di Soldato Tyler. Davvero, con un guizzo di energia è riuscito a ribaltare la situazione. Ora però deve andare allo schieramento in maniera veloce, deve coprire l'avversario senza perdere troppo tempo. Chiama invece il pubblico, dice: forza, siate dalla mia parte che ne ho ancora un pochettino, e va a colpire con una serie di bracci tesi Soldato Tyler, e poi con questo doppio calcio volante che arriva. Guardate, ne ha ancora Ape Atomica, avete visto come si è rimesso in piedi, un grillo veramente incontenibile, e ancora si prende il soldato, se lo carica e riesce con questa manovra a portare lo schieramento. 1, 2, 2.5, 2.5, non è stato sufficiente, gioisce Flavio Sbrigatore, però dice Ape: dai dai, sostenetemi, sostenetemi che sono in palla, ce la faccio, adesso mi porto a casa la vittoria, vedrete cosa riesco a fare. Però guardate, Soldato Tyler si libera, un calcione, si carica adesso e riesce ancora con questa tecnica, questo spezzacollo in giravolta ad avere ragione di Ape Atomica, che sembra davvero non averne più. E allora si va allo schieramento, 1, 2, 2.75, secondo me questa volta 2.75. Ce l'aveva quasi fatta. Proteste veementi da parte di Flavio Sbrigatore e del suo assistito Soldato Tyler, che anche al pubblico dice: ma non ho ragione io, secondo me era 3. E invece no, era 2, era quasi 3, ma era ancora 2. E allora si va ancora a prendere l'Ape Atomica con un pugno, lo fa arrivare sull'angolo del ring, un altro calcione sul petto, sugli addominali, se lo carica con questo, mamma mia, lo carica, no, ha deciso di piazzarlo sulla corda, sul paletto, sulla terza corda, sale anche lui, però si becca le gomitate di Ape Atomica, anche una testata poderosa che non ci sta, ed è lì a casa sua, è lì su in alto sulla terza corda, spicca il volo, un doppio calcio volante dal paletto che è andato a impattare contro Soldato Tyler, e quindi schieramento 1, 2, 2.5 anche questa volta. Devo dire che i due lottatori si stanno equivalendo veramente nelle forze, nessuno dei due riesce ad avere quel mezzo secondo in più e portarsi a casa il match. E allora ancora Ape Atomica, che non si perde in proteste, si carica ancora Soldato Tyler, riesce ancora a farlo impattare al suolo con questa tecnica e sta chiedendo al pubblico: volete vedere ancora un volo dalla terza corda? E ovviamente la risposta da parte di tutti noi, da parte di voi a casa, è sì, vogliamo vedere un altro volo. E arriva questa cosa meravigliosa che è riuscita a fare Ape Atomica, con la quale si porta a casa la vittoria. 1, 2, 3, non c'è storia, Ape Atomica vince questo match con una tecnica finale, questo volo, questa capriola dal paletto, riesce a portarsi a casa la vittoria, ad avere ragione di un fortissimo Soldato Tyler, che però nulla ha potuto contro questa velocissima Ape Atomica di questa sera. Non sarà contento Flavio Sbrigatore, e io devo dire un po' ci godo. E su queste immagini, su queste piccole anticipazioni di ciò che vedrete la prossima settimana qui a Viva il Wrestling, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, siateci, continuate a seguirci, scriveteci, chiedete informazioni, anche se volete avere uno show della Viva nella vostra città, nel vostro paese, affidatevi al nostro sito internet www.vivawrestling.com. e intanto la prossima settimana, guardate, ci sarà anche Pietro La Roccia, ci sarà anche Turbo, insomma ci saranno i Cavalieri Neri, tutto questo la prossima settimana. Daniele Combat Comedian Racco vi saluta, alla prossima, ciao!